Amici di Star TV, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Ottavo Giorno. Continuiamo ad avere nei nostri studi le associazioni. Oggi abbiamo ospite la FIDAP con la sua presidentessa Loretta Vargio, a cui diamo il benvenuto. Grazie. Allora, come prima domanda io vorrei chiederle che cos'è questa FIDAP e spieghiamo in modo particolare, per chi non lo sapesse, il termine FIDAP. Allora, FIDAP significa Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni e Affari. Significa, cioè, un'associazione che si occupa in prevalenza di promuovere le donne in questi tre ambiti di intervento. E non solo, ha un'azione molto ampia, che va dalla promozione ma anche dalla protezione delle donne. Questo in sintesi è l'acronimo di FIDAP. Allora, quando nasce la FIDAP e dove nasce? Allora, la FIDAP nasce in realtà negli Stati Uniti per volere di un gruppo di donne che avevano a cuore il concetto di evoluzione femminile. Poi arriva in Europa. Pressa poco, in che epoca? Allora, siamo? 80 anni fa. 80 anni fa la FIDAP emerge, diciamo. E da allora è sempre andata in crescita. Quest'anno infatti abbiamo festeggiato gli 80 anni della nostra federazione, perché la FIDAP è una federazione di associazioni e che è quindi presente in tutto il mondo, in Europa, in Italia, in ogni regione e anche in ogni comune. Quali sono gli organi della FIDAP? Cioè, c'è un presidente, un direttivo? Come funziona, sì, diciamo, dal punto di vista tecnico? Allora, l'organigramma della FIDAP è un organigramma, diciamo, a piramide, in cui c'è la presidente, la segretaria, la tesoriera, i revisori dei conti e i consiglieri, le consigliere. Questa struttura di base è presente in ogni livello, quindi a livello nazionale, a livello distrettuale, quindi regione per regione, e a livello di sezione nei vari distretti comunali. Ecco. Il distretto che cosa comprende? Comprende una città o più paesi? No, allora, il distretto è una regione, diciamo. E la regione, per esempio, Sicilia, in ambito FIDAP, è il distretto più popoloso, perché raccoglie oltre quasi 4.000 soci, siamo 3.800, solo concentrate in Sicilia, per cui in Sicilia ci dovrebbe fare riflettere il fatto che la FIDAP sia stata così evoluta e abbia prolificato così, perché ha trovato probabilmente un tessuto femminile pronto ad accogliere queste tematiche, probabilmente era assettato di emancipazione femminile. Ecco. E qui a Piazza Armerina in particolare quando nasce? Allora, a Piazza Armerina nasce 39 anni fa, quindi l'anno prossimo facciamo i nostri primi 40 anni, ed è nato per opera della dottoressa Francesca Marletta, che è la nostra fondatrice, e un gruppo di altre 14 donne fidappine. Niente, da allora in poi è andata aumentando, quindi dal primo nucleo 14, 15, 20, 30, 40, 50, adesso siamo diventate 75, ma nei tempi d'oro, diciamo, dell'associazionismo siamo arrivati ad avere anche 120 socie. È una grossa realtà Piazza Armerina. Attualmente che cosa state organizzando? Quali sono i programmi che state attuando momentaneamente? Allora, con la mia presidenza è coinciso l'evento dei 150 anni dell'Unità d'Italia, che ci vede coinvolte, ci ha visto coinvolte già nel 2010, nel corso dello scorso anno, e ci vedrà coinvolte anche nel 2011. Questo perché? Per ricordare sempre le figure femminili che negli anni hanno dato il loro contributo affinché avvenissero e si compissero gli eventi storici che noi tutti conosciamo.
Al di là di questo, è stata nostra intenzione collaborare attivamente con le istituzioni. Quindi abbiamo intrapreso dei tavoli di collaborazione con la Prefettura, con la Camera di Commercio, soprattutto per quanto riguarda i comitati di imprenditoria femminile. Abbiamo lavorato anche con l'amministrazione comunale e con i servizi sociali, infatti anche con il nostro supporto che sta andando avanti il progetto per l'apertura di un centro antiviolenza, cosa fortemente voluta anche dalla FIDAPA. Abbiamo contribuito affinché si formasse una classe e un gruppo di operatrici in questo senso qui. Ora per esempio il 25 c'è la giornata sulla violenza alle donne, la giornata internazionale, e saremo presenti nelle scuole. E i programmi invece per il futuro? I programmi per il futuro, c'è una cosa bellissima che la FIDAPA ha fatto per la città, perché io ci tengo a dire questo, la FIDAPA non lavora per se stessa, ma lavora per la città, affinché le donne diventino parte attiva del vivere civile, nella società civile. Non è politicizzata, quindi qualsiasi cosa la FIDAPA fa, lo fa veramente affinché lasci il segno al femminile. Che cosa succederà nel 2011? Su nostra istanza è stato portato avanti un progetto per l'UNESCO per la dichiarazione di un monumento di pace che noi abbiamo individuato nella chiesa di Fundrò o chiesa di San Rocco. Abbiamo attivato un iter lunghissimo, complicatissimo, che è arrivato fino a Parigi per essere approvato e finalmente abbiamo avuto il riconoscimento ufficiale. E quindi nella primavera prossima ci sarà l'investitura del monumento da parte dell'UNESCO, che inserirà anche Piazza Armerina nel quindi percorso della pace. Quindi questo monumento farà parte del patrimonio dell'umanità, diciamo. Sì, è un altro pezzo di Piazza Armerina che diventa patrimonio dell'UNESCO, dell'umanità, sì. E perché avete scelto proprio la chiesa di Fundrò? Ma perché la chiesa di Fundrò fu, sede di un episodio nel Seicento di ospitalità e di solidarietà, che in effetti sono i presupposti di un messaggio di pace, e questo l'abbiamo voluto ricordare. In pratica ha ospitato una congregazione di benedettini che furono cacciati dalla zona di Fundrò, dalla vecchia abbazia di Fundrò, che fu incendiata, e quindi arrivarono a Piazza Armerina come esuli in pratica e furono invece accolti. Da lì fu data loro la sede e poterono poi creare piano piano il convento e quindi rifiorire come congregazione. E tutto questo avvenne con la massima collaborazione, con la massima solidarietà da parte dei piazzesi, per cui è un atto, un posto simbolico, ecco, per quello che avvenne. Benissimo, noi la ringraziamo di essere venuta qui nei nostri studi, speriamo grazie di poterla riavere qui con nuove novità per quanto riguarda l'associazione FIDAPA, e per gli amici di Ottavo Giorno sì. È tutto.